Ben ritrovati in questo nuovissimo video, lo so, lo so, in questi giorni non ho caricato nulla, bisogna dirlo, io in questi giorni sono stato veramente molto assente. L'ultimo mio contenuto qui su YouTube risale al post partita fatto per Italia Belgio. Questa mia assenza, ragazzi, non solo qui su YouTube, ma anche su Instagram e su TikTok è dovuta a febbre. Io ho avuto una febbre in questi giorni che è stata veramente pesante, veramente tanto pesante che è durata fin troppo perché pensate un po' che io sto registrando questo video venerdì alle 15 e io ho avuto la febbre fino a questa mattina quindi è una settimana, perché io ho iniziato ad avere i primi sintomi il venerdì pomeriggio è una settimana che io ho la febbre, ma non la febbre a 37 metri a 38 in alcuni momenti addirittura più di 38 quindi sono stato veramente tanto male e non sono riuscito a caricare non sono riuscito a fare nulla non, non sono riuscito a, 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 a star dietro a tutto quello che è, è successo in questi giorni perché in questi giorni è veramente successo di tutto mi avete fatto 2000 domande su Instagram non ho risposto a nessuno ma non perché non volevo rispondere ma semplicemente perché ho disattivato eh, il telefono cioè nel senso l'ho proprio levato non riuscivo a fare niente, ragazzi. Niente. Ho giocato qualche volta a FC un attimo per, per distogliermi dalla febbre, ma non ha funzionato neanche quello. Addirittura ho avuto anche l'impianto di casa che ha avuto un problema, quindi non avevo neanche la connessione. So. So, lasciate perdere. È stata una settimana veramente orribile. E mi dispiace perché non c'è un momento adatto eh, per far arrivare la febbre. Per, ehm, per comunque stia stare male, non c'è mai un momento adatto. Ma credo che questo era il momento meno opportuno perché in una settimana così di fuoco io praticamente non ci sono stato mai e non ho potuto caricare nessun contenuto. Oggi parleremo ovviamente della permanenza di Eric Tenag, perché ormai è ufficiale. La cosa era ufficiale ormai da parecchi giorni. Parleremo anche in maniera collegata alla scelta di Tuchel, perché Tuchel alla fine ha scelto di firmare per l'Inghilterra, ma alla fine dei conti, cioè se noi andiamo a guardare eh, la situazione, nessuno, il Manchester United più che nessuno, il Manchester United non ha mai contattato Tuchel in questi giorni, quindi è come se Tuchel avesse solo quella come opzione e giustamente l'ha accettata. Io credo e sono convinto, rimango fermamente convinto, che se lo United si fosse fatto avanti in questo momento, tu che l'avrebbe accettato. Il problema è che lo United non ha fatto niente. Ragazzi, il Manchester United non ha mai pensato di esonerare Eric Tenag. Io ero straconvinto che all'interno della società c'era la convinzione di cacciare l'allenatore olandese dopo le bruttissime prestazioni viste nelle ultime partite però prima di ammalarmi io vi ho caricato un video dove vi ho spiegato i motivi per i quali Eric poteva rimanere alla guida del Manchester United motivi che poi sono risultati veritieri nei giorni seguenti perché il Manchester United, Inos in particolare, ha deciso di non percorrere altre strade, di non contattare nessun altro allenatore perché non è stato contattato nessuno. Non è che non è stato contattato Tuchel, ma è stato contattato Thomas Frank. Quelle sono tutte digerie, tutte voci che hanno cacciato fuori i giornalisti, dove ci sono cascato pure io perché alcuni giornalisti che hanno parlato... Erano giornalisti importantissimi ma detta di Fabrizio Romano non c'è stata mai l'intenzione da parte dello United di cacciare Rick Tenaghe, per i motivi che ho elencato nei giorni, nei, un paio di giorni fa. Vi invito ad andare a riguardare il video, è il penultimo uscito su questo canale dove ci sono tanti fattori, la spesa fatta ehm, comunque sia anche un fattore di credibilità. Prima lo fai rimanere e poi, dopo alle prime difficoltà, eh, decidi di mandarlo via. Ci sono state tante situazioni che, per me, hanno portato al raggiungimento di un altro accordo: nel senso che rimani, rimani per altre partite. È ovvio che se dovessi continuare, continuare così, Eric verrà esonerato. Eric Tenag. Ma al momento per la società non c'è preoccupazione, oddio, la preoccupazione da quello che ho capito, da quello che mi è stato detto c'è, ma non è quella preoccupazione eh, che dentro la società esce fuori il pensiero di c'è da esonerarlo, non c'è proprio l'idea in questo momento, non c'è. Poi ovvio si stanno studiando delle alternative, che ora è stra complicato perché se tu lo dovessi esonerare nella prossima pausa nazionale che è tra sette partite totali, chi prendi, cioè, prima c'era Tuchel, adesso non c'è più quindi tu devi andare a prelevare un, un allenatore che è in attività. Perché non mi fa dei nomi di de Zidane? Perché lo sappiamo che Zidane o Allegri non sono profili che lo United sta visionando, c'è Potter. Sauget è stato definitivamente eliminato. Non c'è tra i candidati. E poi iniziano i nomi Amori, eh, Thomas Frank, tutti allenatori che hanno una squadra. Che in questo momento stanno lavorando. Quindi, per prelevarli, poi dovrai eh, lavorare in maniera molto più eh, persuasiva, appunto primo. E secondo devi spendere pure soldi perché eh, squadre come lo Sporting o il Brentford non ti danno eh, il loro allenatore in stagio nella stagione in corso senza avere un conguaglio, senza avere dei soldi. Quindi la situazione Richter in questo momento è la società dà fiducia al mister. E voi vi starete chiedendo qual è la tua opinione? La mia opinione è che per me andava mandato via. Questa cosa per me non cambia, eh, ma allo stesso tempo non sopporto il ragionamento che mi è stato fatto in questi giorni quando avevo la febbre, che non ho potuto rispondere. Molti mi hanno scritto e mi hanno detto: No, Jarno, non è possibile, bisogna eh, sperare che lo United perda per vedere eh, Tenag andare via. O addirittura nei social ho visto gente che inizierà, inglesi per lo più inizierà a tifare, perché questa cosa in Inghilterra va parecchio di moda, inizierà a tifare ehm, contro lo United, per vedere Rick Tenag fallire, questa cosa non la vedrete mai su questo canale, preparatevi perché il mio supporto eh, nei confronti di quell'uomo sarà sempre al 100%, con una convinzione bassissima, perché per me questo progetto non può andare avanti, perché non ci sono le basi per costruire qualcosa di solido e duraturo, ma allo stesso tempo non mi vedrete mai godere nelle sconfitte lo United, non mi vedrete mai godere nei pareggi lo United, mi vedrete godere solo quando vinciamo. Quindi io sabato contro il Brentford sarò lì a tifare Eric Tenag perché Eric Tenag è l'allenatore del Manchester United e se dovesse rialzarsi da questa situazione sarò il primo contento a dire ho sbagliato perché io spero vivamente che si possa rialzare, spero vivamente che possa trovare la giusta via per far funzionare questo meccanismo, questo sistema che per ora sta facendo solo che casini. Quindi io il punto sulla situazione l'ho fatto. Non voglio assolutamente. Dopo, tra un paio di settimane, mesi, se Eric Tenag dovesse riprendere a funzionare, commenti del tipo. Ma tu lo volevi cacciare? Io non è che lo voglio cacciare. Io, come tifoso, come persona che segue il calcio giornalmente, è, è, è ovvio che i miei. I, la mia opinione cambia a seconda della situazione. Se lo United sta passando un bel momento, comunque sia viene da mesi ottimi come nella prima stagione con Eric, io non è che posso stare lì a dirlo esonero. Se invece vedo 3-3 eh, contro il Porto con il rischio che ne piavi una caterba, hai perso 3-0 col Tottenham, hai perso 3-0 col Liverpool, hai perso di qua, hai pareggiato col Twente, è normale che io personalmente vedendo la situazione dica oh, basta, cioè battene, ma se si dovesse riprendere... Io sarò il primo a dire di aver sbagliato, ma in quel momento lì Eric non mi stava dando dei messaggi positivi. Ok? Però il supporto deve esserci sempre, ragazzi, perché stiamo parlando del nostro allenatore, stiamo parlando dell'uomo che sta guidando la nostra squadra. Non ha un cazzo di senso mettersi lì a dire bisogna sperare che lo United perda, perché non è questo il modo. È ancora lunga la stagione e questo io non lo metto in dubbio e allo stesso tempo... Comprendo la decisione della società perché loro hanno pensato: abbiamo speso tanti soldi, abbiamo comunque sia dato fiducia a quest'uomo. Siamo ancora all'inizio, nulla è compromesso perché tanto l'obiettivo non era quello di vincere la Premier. Quindi nulla è compromesso al 100%. Diamogli un altro paio di partite. Ci sono sette incontri prima della prossima pausa nazionale. Facciamogli giocare, vediamo quello che fa. Perché, se si dovesse riprendere, questa è la realtà dei fatti, ragazzi. Dietro, ovviamente, io spero che ci sia uno studio. Spero che stiano ragionando in maniera utilizzando l'intelletto e non l'istinto, perché l'istinto lo utilizza il tifoso, non il proprietario di una delle proprietà, una delle squadre più importanti al mondo. Un proprietario deve ragionare con l'intelletto, con il cervello, non con l'istinto, non è se dovesse, con le sensazioni. No, ci cioè, deve essere uno studio. Io penso che loro hanno ragionato, per me si può riprendere perché delle idee ci sono, siamo ancora all'inizio, nulla è compromesso perché l'Europa League non è compromessa, la Carabao Cup comunque se è passato al primo turno, la FA Cup la devi giocare, la qualificazione in Champions è ancora lì perché distiamo pochi punti dalla quarta posizione, addirittura se potrebbe aprire pure la quinta posizione se le squadre inglesi dovessero andare bene in Europa per me l'hanno ragionato in questa maniera hanno detto a questo punto non c'è senso cacciarlo adesso diamogli un altro po' di tempo ora sta tutto nelle mani dell'allenatore i tifosi lo devono sopportare detto ciò, discorso Eric chiuso, strachiuso. E, e niente vedremo domani quello che succederà Brentford squadra veramente molto ostica io ho paura che ci fanno il pezzotto perché rischiano di farcelo vedremo poi quello che succederà situazione Sir Alex anche sta cosa, eh, tanto Tuchel l'abbiamo affrontato ragazzi, cioè Tuchel non è venuto da noi perché lo United non si è mosso, non, non, non ha fatto il reale tentativo che io mi aspettavo, oddio io non me lo aspettavo perché ve lo dissi, ve dissi ragazzi per me non viene perché già quest'estate ci hanno provato, non hanno trovato proprio il punto d'incontro perché lui voleva delle cose che la proprietà non vuole più dare agli allenatori, quindi per me era già complicato di per sé, però uno ci sperava, ma ciò non è successo perché proprio lo United non ci ha provato. Quindi discorso tu che è pure chiuso. Un'altra situazione successa come un fulmine al ciel, serene, al ciel sereno. Non so parlare, scusatemi, ma. Raga, non sto ancora al 100%, quindi devo eh, anche un attimo prepararmi quello che sto per dire, perché rischio ehm, di, 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 di dire una puttanata. Infatti, sto andando a ricercare bene la notizia per evitare. Eh, allora eh, Sir Alex è stato definitivamente buttato fuori dal Manchester United lui era un ambasciatore adesso non mi state qui a spiegare cioè, non vi sto qui a spiegare che ruolo è perché non l'ho capito manco io il ruolo di Sir Alex io non l'ho mai compreso cioè io ve lo dissi se voi andate a ritroso nei primi contenuti quando si chiamava, questo canale si chiamava la boutique del calcio e non Sir Yarno io non ho mai compreso il ruolo di Sir Alex e credo che tutte le persone che stanno parlando in questo momento non l'hanno compreso manco loro perché non si è mai capito. Cioè Sir Alex in determinate decisioni era presente ed era uno di quelli che pesava all'interno dell'organico di, di decisione, no? era uno di quelli che quando si sedeva al tavolo in alcune scelte era importante, cioè la sua parola pesava. In altre, non è mai contato un cazzo il ritorno di Pogba. Lui non lo voleva. Pogba è tornato. Lui voleva Moyes dopo che se n'è andato, dopo che si è ritirato e Moyes è arrivato. Ma lui non c'entra niente con l'arrivo di Vangale e Mourinho Però c'entra con l'arrivo dei Soski. Non c'entra però con l'arrivo dei Tenag. Capite che non si è mai capito qual era il ruolo, cioè più che non si era mai capito il ruolo, non si è mai capita l'importanza che aveva Siralex all'interno dell'organico. Aveva l'importanza su Scott? Assolutamente sì. E questo io non l'ho messo mai in dubbio. Cioè, per me, la permanenza di Scott, che è durata di più di quella di Fred, il che è anormale perché io l'avrei venduto molto prima, è dovuta anche alla presenza di Siralex. Perché Sir Alex eh, puntava su Scott molto, tanto, troppo e il giocatore è sempre rimasto, ha avuto anche una strada molto più semplice di altri che hanno dovuto abbandonare lo United come anche il Gomez che in questo momento per me è un giocatore molto più importante per il Manchester United se dovesse ritornare a zero perché con il Lille non rinnova, ha avuto un percorso molto più facilitato perché c'era la presenza di Sir Alex che l'ha sempre voluto gli ha sempre voluto bene l'ha sempre supportato quindi ecco il ruolo di Sir Alex è stato sempre un grandissimo punto interrogativo per tutti i tifosi dello United in pratica lui con questo ruolo d'ambasciatore eh, prendeva quasi 2 milioni 3 milioni di euro il Manchester United ha deciso di intraprendere un percorso eh, di pulizia in questo momento lo United sta facendo pulizia purtroppo Purtroppo, e io lo dico a malincuore, Sir Alex ha sbagliato, cioè tante scelte che sono state prese con all'interno lui come ehm, uno di quelli che poi ha spinto per una determinata decisione, ha sbagliato. Moyes bon, fu una scelta sbagliata. So che alla fine, ragazzi, i risultati parlano, fu una scelta sbagliata. Il ritorno di Cristiano Ronaldo, dove lui è uno di quelli che ha spinto per riportarlo, è una scelta sbagliata. Alla fine, alla fine dei conti, ragazzi, oh, non mi andate a guardare i gol, perché alla fine dei conti, quando Inos va a trarre delle conclusioni sul mandato di Siralex, so più le cose negative che le cose positive e soprattutto allo stesso tempo non si comprende la potenza decisionale di quest'uomo che prende più dei tanti giocatori che giocano. Quindi, purtroppo lo United ha intrapreso, scusate, lo United ha intrapreso eh, una via che è quella di ripulire. E purtroppo quando tu arrivi a questo punto devi prendere delle decisioni anche orribili. Come questa, cioè avere esonerato Siralex per una persona che conosce questo mondo, sa perché questa scelta è stata presa. La scelta è stata presa perché il ruolo dei de Siralex non si è mai capito. Nella maggior parte dei casi, le scelte che sono state prese con Siralex all'interno non sono state positive, o perlomeno la maggior parte. È è molto attaccato al passato quindi anche questo non aiuta un processo di crescita. Quindi chi conosce questo mondo sa che ci sono stati dei motivi validi per cacciarlo. Altri invece purtroppo si soffermano alle pagine italiane che scrivono: Sir Alex è stato cacciato per far risparmiare dei soldi. Cioè, alla fine la linea è quella. Cioè Inos l'ha fatto per risparmiare quei 2-3 milioni all'anno. Ma l'ha fatto. Perché per loro quei 2-3 milioni non valevano. Cioè, per loro Sir Alex non meritava quei soldi. Perché non stava facendo nulla di estremamente positivo per meritare. Ragazzi, sono tanti. Cioè, un uomo che è all'interno della proprietà che prende 2 e passa milioni di euro. Ma ragazzi, sono tanti. Ragazzi, sono veramente tanti. Datevi a vedere quanto prende Marotta. Datevi a vedere quanto prende tantissimi altri direttori, ambasciatori, quello che è. Cioè, purtroppo prendeva tanto, e quindi per l'italiano medio eh, che si informa tramite determinate pagine eh, legge: Siralex è stato cacciato per risparmiare dei soldi, dice oddio, questi stanno in bancarotta, questi fanno schifo, i è peggio dei Glazer. Purtroppo non è così, cioè, alla base c'è l'idea, lo cacciamo, lo mandiamo via. Eh, in maniera amichevole perché Sir Alex è rimasto in buoni rapporti con Inos è ancora l'ospite speciale potrà sempre vedere le partite dello United cioè non è che si è chiuso i rapporti si è presa questa decisione perché loro hanno deciso di risparmiare sul ruolo che sembra inutile perché sembrava inutile cioè la presenza di Siralex lì che ha portato cioè è qui raga è più di è più di dieci anni che lo United non vince una Premier League è più di dieci anni che lo United fa schifo con Siralex è lì quindi non, non, non è una perdita, cioè, ormai Siralex non è più non ha più quell'importanza di prima. E io capisco che tanti non comprendono questa decisione, ma allo stesso tempo dovete capire che loro sono entrati e non possono ragionare come ragionano i tifosi, Eh? e si chiama Siralex c'è da tenerlo, ma non esiste. Non esiste perché nel momento in cui io ti do del denaro importante, ti do dei soldi, ti do uno stipendio grande e tu comunque sia non hai una mansione cruciale, addirittura in alcuni casi per me pesa in senso negativo dentro lo spogliatoio. No, non è per me loro hanno preso questa decisione proprio per risparmiare, ma risparmiare sul lavoro su una mansione che non stava portando delle cose positive. Questa è la vera lettura. No, l'hanno fatto per risparmiare, che questa è una lettura sbagliata. L'hanno fatto per eliminare una spesa che per loro è superflua. Tutto qua. Finish. C'è poco altro da dire. E non capisco, vabbè, non capisco, è inutile che lo dico, cioè... Ormai ho compreso come sono fatte determinate testate italiane: fanno apposta per caricare determinati contenuti per izzare la folla. Quindi io spero che abbiate anche questa compre abbiate compreso questa decisione perché è stata presa. Io, ovviamente, non è che sto qui a dare ragione sempre a Inos. Io sono quello che vi dice diamogli tempo. Cioè uno non mi può venire di stare in bancarotta una squadra che ha speso eh, 50 milioni per Zirzie, 45 per Delict, 15 per Masauri, 60 per Ugarte. Cioè a me viene da pià per il culo. Cioè adesso United dall'oggi al domani c'è i debiti e finiti i soldi. Cioè non è questa la lettura che dovete fare perché è una lettura eh, che se ci credete è perché siete ignoranti. Perché è una società che... Mh, ha dei problemi e addirittura problemi economici che li portano a eh, che porta la società a dover esonerare un uomo che prende 2-3 milioni. Significa che il mercato tu non riesci a farlo a quelle cifre lì. Non riesci a fare un investimento clamoroso per creare il nuovo stadio. No, non è un discorso monetario. È un discorso di spesa superflua che non serve. Ma come siamo stati primi noi tifosi di che spendavamo inutilmente i nostri soldi per pagare dei direttori sportivi incompetenti o della gente che non meritava di stare lì perché non stava facendo il loro lavoro in maniera consona. Adesso che loro stanno cercando di ripulire, purtroppo hanno preso e beccato uno dei uomini, se non l'uomo più importante nella storia dello United, e l'hanno mandato via. Perché purtroppo Sir Alex era un grande allenatore ma non no, no faceva quella presenza che ti aiutava a, a prendere delle decisioni giuste, non era quell'uomo lì, cioè, quanti, ci so quanti direttori sportivi sono stati ex giocatori, leggende di determinati club e poi hanno fatto sboccare, quando hanno eh, preso la mansione, no? sono andati a fare direttori sportivi di determinate squadre, cioè ve prendo Ibra no? Ibra in questo momento adesso poi è ancora troppo presto per giudicarlo ma Ibra in questo momento non sta facendo un lavoro positivo almeno a detta dei milanisti io poi non è, non è che mi rientro dentro queste, queste uh, diatribe non mi interessa però io prendendo l'opinione del milanista medio non sta facendo un ottimo lavoro questo non leva che Ibra rimane Ibra ok che l'importanza di Sir Alex è tutt'altra però è quello che vi sto cercando di far capire. Purtroppo non stava. Non stava. Non, 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 non ci aveva il senso, quella cosa lì. Ok? Detto ciò. Penso abbiamo parlato di tutto. Abbiamo parlato di tu, che abbiamo parlato di un possibile sostituto che al momento non credo che sia eh, fattibile. Mi mm, dispiace, ripeto, per, tanto per Sir Alex. Poi la situazione del. Che è stata eliminata se non sbaglio il pranzo di Natale... Io purtroppo raga, Pranzo, cena di Natale, festa natalizia... Non ho ancora capito che cazzo è... Anche questa è letta su cronaca che spogliatoio. io... in Inghilterra sta roba non l'ho vista... Me dovrei informare meglio... Anche qui non vi so dare una spiegazione... Perché... Non c'entra il denaro... Anche qui non lo so... Cioè non so perché è stata presa questa scelta... Forse Inos vede poco impegno... D dopo ci stanno anche delle vicende che noi... Purtroppo non conosciamo perché non stiamo lì dentro, forse loro hanno visto poco impegno, io questo non lo so, l'hanno voluto punire, potrebbe essere una lettura, io l'unica cosa che vi dico è, raga, non giudicate il lavoro di queste persone, perché ora non si sta parlando più di Sircim, qui si sta parlando di un gruppo, si sta parlando di un, un, una, 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 una proprietà nuova praticamente, che... È entrata a far parte della, della, del Manchester United da pochissimi mesi, ha iniziato a lavorare quest'estate. Non possiamo e non dobbiamo star qui a massacrare o a giudicare in maniera frettolosa una proprietà che deve eliminare il tossico che c'è in questo club, un tossico, una sostanza tossica, delle radici tossiche che sono radicate all'interno del club da ormai più di dieci anni. Cioè noi non possiamo chiedere. A ah, queste persone qui di fare un miracolo, cioè in un paio di mesi pulire tutto quello che c'è da pulire. Purtroppo non funziona così. Non funziona così. Andate a vedere la storia eh, de del City, come poi è diventato il City con i chicchi, Non è stato così dal primo anno. La stessa cosa è il PSG. E la stessa cosa non è il Newcastle. Il Newcastle era partito a bomba. Poi vedete, cioè è un processo è. Cioè ci vuole tempo, come Abramovic, è una cosa che ci vuole tempo. Non possiamo eh, puppa subito, voglio tutto subito, voglio andare subito bene, voglio tutto che vada in maniera perfetta. Non è così anche perché lo United, a differenza del Chelsea quando lo prese Abramovic, a differenza del City quando arrivò i Sheikh, a differenza del PSG quando arrivò i Sheikh, a differenza di Newcastle quando gli, eh, arrivò i Sheikh, ha una storia molto più importante. Ha un blasone, una pressione a livello mediatico è molto più soggetta a critiche, quindi è un percorso molto più arduo. Quindi calma, diamogli tempo, vediamo e poi con il passare dei mesi, anni staremo qui e capiremo se le scelte che hanno preso sono state giuste oppure non giuste, detto ciò io vi ringrazio per la visione, non ho parlato degli infortuni perché mi sono rotto, se sono spaccati di nuovo tutti, io lascio perde, perché non me ne va più di parlarne.